come nasce questa iniziativa, il gemellaggio tra la Sicilia, Agrigento e la Corea del Sud? Allora, si tratta di, intanto vorrei ribadire, si tratta di un momento secondo me storico per Agrigento, perché Agrigento, che per tanti anni era stata additata quale esempio dello, come dire, del maltrattamento dei beni culturali, della bellezza della cultura, non solo è capitale della cultura di nome designata, ma diventa capitale della cultura nei fatti, perché una delegazione eminentissima proveniente dalla Corea del Sud viene qui da noi per importare nel proprio paese il nostro modello di tutela e di valorizzazione. Quindi noi siamo diventati l'esempio non solo italiano, quindi a livello globale, di come si fa la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. E noi abbiamo avuto questo contatto, abbiamo avuto la richiesta da parte di questa delegazione proveniente da Seul di fare questo incontro proprio qui in Sala Zeus, perché la Sala Zeus di Agrigento ha ispirato la Sala Pagoda del Museo di Seul, e quindi è un contatto, diciamo, diretto fra le due culture. È un progetto che ha avuto il prestigiosissimo patrocinio del Ministero degli Esteri, che ha voluto fortemente patrocinare questa iniziativa, dell'Assessorato regionale ai beni culturali e poi chiaramente delle istituzioni locali, il Teatro Pirandello, il Conservatorio Toscanini, ovviamente la città di Agrigento e l'Ente Parco. Ci tenevo a dire che mi sembra, ieri pomeriggio c'è stato anche un evento al Teatro Pirandello, e mi sembra che questa manifestazione si incardini perfettamente nello spirito di Agrigento capitale della cultura, forse se non la primissima, una delle prime, insomma, manifestazioni che veramente incarna lo spirito di Agrigento capitale della cultura 2025. Le chiedo l'importanza di questo gemellaggio tra la Corea del Sud, la Sicilia, in particolare Agrigento, per valorizzare i beni culturali. E allora questa questione proprio nasce, una questione personale, inizia questa sensazione che avevo avuto 30 anni fa da questo telamone che mi ha dato grande sensazione. Alla fine comunque ho applicato in Seul quel pezzo, monopezzo più grande del mondo del museo, ho applicato quello che vedete, questo della pagoda di 13,5 metri di pagoda che ho messo dentro, così ho fatto influenzare il museo nazionale così grande. Seguendo questa della sensazione di 30 anni fa del mio professor Minissi, che ha realizzato questo museo, che soprattutto ancora tutto il mondo, Louvre, in Germania, Pergamo, eccetera, eccetera, ancora non sono arrivati a questo livello del museo su misura. Ecco, sono qui, anche nel caso del nostro museo nuovo, archeologico di Corea, è metà che ho potuto seguire, il resto non sono ancora soddisfatto quanto questo dell'amone che sta in piedi, che quello che stava era fuori sotto del tempio di Zeus. Ecco, tutto questo, il motivo nasce da là, e poi ho trovato gli amici coreani della danzatrice, e poi te, cultura, giornalismo. Ecco, ho raccontato questo qua, proprio questa sala, l'esistenza di questa sala, e poi Valle dei Templi. Sono contenti, siamo venuti qua per tenere un iniziativo culturale, archeologico, museale, quello che mi piace a vedere più, approfondire di più. Ecco, siamo qui per mettere una prima pietra, di prendere un'iniziativa della relazione culturale fra Agrigento, Seul, o Italia e Corea. Gemellaggio questa mattina tra la Corea del Sud e la Sicilia, in particolare Agrigento, quali i vantaggi per la nostra città? Vabbè, intanto diciamo che questa è la prima tappa di un percorso che vedrà la Sicilia impegnata durante il 2024 in una serie di attività di gemellaggio con la Corea del Sud, un gemellaggio che coinvolgerà in pieno la città di Agrigento, la città di Gimè, sui temi dei beni culturali, anche se devo dire che nel corso di queste due giornate, perché la manifestazione è già iniziata ieri,
abbiamo assistito a momenti di confronto culturale a tutto tondo, non solo quindi beni culturali, ma anche musica, danza, costumi. È chiaro che l'obiettivo principale dell'evento è quello di esportare, di diffondere i modelli italiani di tutela e valorizzazione dei beni culturali in Corea, nel paese asiatico, dove però dobbiamo riconoscere che c'è un grande apprezzamento per l'architettura quale strumento per la crescita economica e per radicare l'identità di un popolo, soprattutto dopo la divisione delle due Coree che si è concretizzata in occasione della Seconda Guerra Mondiale. Quindi di fatto se i coreani hanno da apprendere dal nostro paese il sistema di tutela e valorizzazione dei beni culturali, noi di contro abbiamo da apprendere tanto dalla Corea, soprattutto per la fiducia posta nei confronti della architettura quale motore di sviluppo urbanistico e socio-economico delle città e quale strumento per radicare per l'identità culturale delle proprie comunità.